Amici carissimi di Tango Magazine, mi trovo a Voghera, in provincia di Pavia, e precisamente allo Stanzone, luogo magico, ricco di storia, cultura e tradizione, dove ovviamente si sta svolgendo un evento di tango. Un evento di tango multisensoriale, direi, perché sono attivati particolarmente tutti i cinque sensi. Allora, il tatto attraverso il meraviglioso abbraccio del tango, la vista guardando i ballerini danzare in pista, l'udito ascoltando le preziose selezioni musicali del Negro Flores e il concerto dal vivo di musicisti eccellenti che ci propongono i brani composti dal celebre violinista vogherese Pierino Codevilla. Ho detto tutti i cinque sensi, quindi anche il gusto e l'olfatto, perché saremo inebriati, è proprio il caso di dire, dal nettare dei preziosi vini dell'Oltrepò Pavese dell'azienda Monsupello con Tango Wine. Allora, a questo punto credo sia doveroso fare un brindisi a tutti voi, ma soprattutto al tango, unendomi della materia prima. Carissimi amici di Tango Magazine, qui allo Stanzone, sono in piacevolissima compagnia di Laura Boatti. Ciao Laura. Ciao, ciao, buonasera e benvenuti allo Stanzone. Allora Laura, questo è un evento negli eventi, insomma, questa sera, no? Brava. Perché raccontaci un po' che cosa sta accadendo. Sta accadendo un sogno che ho... che ho forse fin da bambina, che è un po' di esprimere tutta l'arte che ho dentro di me. E attraverso tutti gli artisti che avete avuto il piacere di conoscere e attraverso queste maison che le ospitano e che hanno già un respiro molto d'arte, molto di passato, di storia, ma di un passato che è bello portare avanti. E diciamo che il coronamento un po' dei miei sogni è un po' la mia essenza, che è questa etichetta che è il Tango Wine. E se facciamo un po' l'analisi di questa etichetta, vediamo che, a differenza di tutte le altre che hanno come simbologia la foglia della vite, io ho deciso di portare come simbologia invece il bandoneon, che è il cuore e l'anima del tango. Per quanto riguarda invece in testa, abbiamo la chiesa del Santuario della Passione di Torricella Verzate, che ospita la terra che insieme a mio fratello e mia mamma ho ereditato da mio papà. Ecco perché, dunque, dobbiamo fare una piccola premessa per il pubblico che magari ancora non ti conosce. Sì. Nel senso che Laura Boatti è l'erede, praticamente la quarta generazione, tu sei, no? La quarta generazione, c'è già la quinta pronta, la quinta, che con tua figlia Carlotta, che ha 22 anni e sta studiando. Ecco, esatto. Quindi la quarta generazione praticamente di un'azienda agricola molto rinomata, che si chiama l'azienda appunto Monsupello, che è nata... Nel 1893, sì. Quindi sita a Torricella Verzate, se non sbaglio, provincia, esatto, di Pavia. Ma che produce... internazionale come me, come il tango. Esatto. Che produce dei vini fantastici, dei vini pluripremiati, hanno vinto un sacco di concorsi enologici. Sì. Di quello tu, che no? Poi ha coronato un po' tutto è stato il premio Prima Bollicina d'Italia con la guida ai migliori vini d'Italia del Gambero Rosso. Si parla del Nature, del nostro Nature Padosé. Che è poi il vostro cavallo di battaglia. Esatto, esatto. In realtà però io voglio sì parlare di tutto quello che è le mie radici. Anche perché la passione comunque che hai non solo per il vino ma anche per il tango te l'ha trasmesso tuo papà. Esatto. Carletto, detto affettuosamente. Carletto, Tetto, Tetu, Carletto del Tango. Il signor Monsupello. Il signor Monsupello, ma più di tutto tango. Più di tutto tango. Per colpa di una lambretta che possedeva e che
e che si chiamava Tango, e da allora, come tutti i surnomi e i soprannomi, è stato costretto a diventare Tango. E in questo senso abbiamo un progetto con Stefano Bressani, che è qua presente, anche con un'opera che è il suo cavallo, ispirato a Picasso e alla mostra di Picasso che abbiamo avuto qui sempre nel Pavese, nel Palazzo Vistarino, e diventerà un nuovo vino e una nuova etichetta. Siamo sempre in progress, però ritornando sul Tango e andando avanti un po' all'analisi, vediamo che la scritta Tango è in corsivo e quella Wine è in stampatello, è tutto studiato, i colori e anche il modo di scrivere. Perché? Perché la parte in corsivo è quella più dell'anima, è quella più, diciamo, leggiadra, invece la parte più ferma, coi piedi per terra, è quella del vino e quindi delle radici. In tutto questo però noi possiamo interpretare noi stessi, perché il tango è vita, il tango è diventato patrimonio dell'umanità, è usato anche sulla struttura del corpo, è usato malattie importanti, è usato nella psicanalisi, è usato nella coppia, ma può essere proiettato in tutti i limiti che noi abbiamo, e attraverso l'alter ego, l'ego che troviamo nel partner, possiamo sciogliere dei nodi, possiamo sciogliere dei nodi. E andando avanti un po' ai miei artisti, proprio oggi festeggiamo Sherita Durant, che fa parte del mio cuore, mi ha coinvolto proprio Sherita, con Juan Carlos, che io soprannomino Carlos Primero, con Antonio Puccio, che è marito e manager di Sherita Durant. Abbiamo progettato questo videoclip dell'amore, che diventa poi anche un po' una simbologia che si presta anche a momenti di convivialità, di banchetti, di nuovi amori, di nuovi progetti. E un po' questa eredità ce l'ho, metaforica e simbolista, sempre da Carlo Boatti. Suo papà, sì, il signor Musupello, questo signore rivoluzionario. Voglio assolutamente ricordare anche il libro con l'autore Luigi Maggi, che è qui con noi, ed ha proprio fatto un omaggio a Carlo Boatti, portando tutte le testimonianze di quello che è stato questo personaggio un po' chiave. A me sembra di capire che tu hai preso molto da tuo papà, Ma me lo auguro, diciamo che ho preso molto l'interiorità. Ma forse anche la generosità e il coraggio. Generosità sì, generosità penso proprio di essere generosa. Era molto avanti molto tuo papà, Troppo a volte, troppo. Cioè, era considerato anche, lo chiamavano il contadino rivoluzionario, addirittura giudicato a volte folle per le sue idee pionieristiche, quindi era proprio... Esatto. Mi sembri infatti... molto... Sì, infatti diciamo che non si è tanto compresi quando si hanno delle idee un po' proiettate nel futuro, però ho deciso proprio in questi giorni di far diventare realtà tutti i miei sogni, e il passaggio importante che c'è stato è quello proprio di questo film a cui ho partecipato, che mi ha coinvolto e che mi ha portato poi a pensare di realizzare il Tango Wine Project, che sarà proprio di rappresentare gli artisti e di portare tutto quello che è territorio, quello che è la realtà e quella che è la storia sia della mia famiglia che un po' di tutto quello che concerne il mio mondo, di portarlo a tutti. Adesso ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma consentimela, insomma, no? Ma il vino, che ci azzecca col tango? Ci azzecca un sacco il vino nel tango. Tra parentesi, qui con noi c'è anche Luigi Collevisore, psicoterapeuta, che lega un po' tutti gli argomenti con me.
C'entra perché? Perché qui si parla anche di sangue, sangue di Cristo. Il vino è usato anche nelle cerimonie. Ho letto da qualche parte che tu hai usato le espressioni, le connessioni tra il vino e il tango, e che rappresentano un po' anche l'azienda tua di famiglia comunque. Che il tango, il tango e il vino sono sangue, terra e poesia. Anima, corpo, vita e anche morte, perché noi tra l'altro nella nostra alta collina di Varzi, dove nasce il salame di Varzi e dove nascono le nostre origini anche fatte di monsignore e di preti, cosa che mio papà addirittura veniva chiamato monsignore ed era un po' un prete mancato, abbiamo anche ereditato quello che è diciamo un omaggio anche non solo alle feste dell'idea del vino, ma anche alle situazioni drammatiche che io vivo da parecchio tempo, perché fanno parte della vita e bilanciano poi quelle belle che sono invece differenti. E quindi diciamo che c'è il contesto in cui sia il tango che il vino possono portare quello che è il sentimento che abbiamo dentro, quindi non per forza il vino deve essere sempre per una festa e non per forza il tango deve essere solo milonga, ma può essere anche un tango di Piazzolla piuttosto che di Pugliese, che esprime anche magari una tristezza o una drammaticità. E nello stesso tempo il vino può essere, come dicevo, un brindisi anche a qualcuno che non c'è più, e addirittura riportandoci un po' alla cultura cubana che io ho avuto piacere di conoscere nel progetto Al Blatz di Albertico Calderon, che ha invece fatto un gemellaggio Cuba-Italia attraverso tutto quello che è la sua cultura cubana, fatta di santeria, di religione, di cibo, di vino, eccetera, di lasciare un bicchiere sempre per le anime, un po' come si usa avanzare quel pezzettino che è diventato galateo, ma in realtà ha un significato importante, cioè quello di ricordarci del cielo e dell'ispirazione di tutto quello che sono stati gli insegnamenti che ci ha dato il cielo. Quarta generazione con tua figlia Carlotta, quinta generazione che, di donne, no? Che porta avanti questa azienda familiare, la Monsupello. Voglio dire, scardina un po', va un po' infatti a rompere quella che è la tradizione patriarcale. Esatto. È una bella responsabilità. Esatto. Io devo dire che tutto questo patriarcalismo ha un po' fatto male sia a me che a mio fratello. Devo ammettere, a lui per il carico di responsabilità che gli è stato dato e a me perché in qualche modo ero vista come un po' l'anello finale, e quindi c'è sempre stata una corsa, uno da una parte, l'altro dall'altro. Oggi io ho la speranza di aver compreso un po' quello che è stato il suo ruolo, forse anche grazie ad essere entrata anche in modo più importante nel teatro e nel cinema, e di medesimarsi, di medesimazione nell'altro ruolo, perché il mio lo comprendevo bene, magari non comprendevo bene il suo e di chi è venuto prima di lui. E detto questo, ci sono approfondimenti, se vi fa piacere, di tutto quello che sono i documentari che ho creato, filmati proprio da Carlos, sia gli Stati Generali delle Donne, condotto da Isa Maggi, che è un po' il nostro baluardo di Pavia Donna, ma anche d'Europa e anche del mondo. Io devo dire che sono stata premiata donne che ce l'hanno fatto, insieme a Marina Zaretti, che è qui con noi, che è l'assessore alla cultura, e anche lei insomma un po' fulcro del nostro Oltrepò, della nostra Pavia, della nostra Lombardia. Dobbiamo dire che anche quella è un po' responsabilità. Chi ha quella sensibilità o che riesce a tirare fuori quella sensibilità in più deve avere la responsabilità di coinvolgere
di coinvolgere il prossimo, avere fiducia e insistere nel trasmettere dei significati, perché tra le righe di ogni tutto c'è sempre un significato. Chiuderla questa intervista facendo un brindisi? A me piacerebbe, posso esprimere un desiderio? Poi sì. Magari non è realizzabile, mi piacerebbe vederti stappare una bottiglia. Stappiamo subito. Perché dovete sapere, caro pubblico, io l'ho vista un'altra volta, Laura ha una vera e propria arte, è come se fosse quasi un rito, una capacità, una perizia, una sapienza, ma nello stesso tempo una grazia, una delicatezza. Grazie. Quando stappi la bottiglia, che mi sono innamorata. Grazie. Veramente. Grazie al tango, perché io devo dire che in cantina faccio un po' l'uomo. E invece poi nel tango mi trasformo in donna, è il mio segreto e lo consiglio a tutti, ritornare nel proprio ruolo e ricordarsi del proprio ruolo, calare le maschere, esprimere tutti i nostri sentimenti, anche quelli che magari possono non essere accolti come forza, ma anche la debolezza ha un grande fascino. E intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e se non ho ringraziato tutti, li ho comunque tutti nel mio cuore. E a questo punto tutti insieme facciamo un brindisi a Sherita Duran, la nostra dea, la nostra madrina. Coperte per le notti, rincorre le ossa ai vecchi, da leccate sui ghiacciai, nessuno tocca, è lui toccante, con l'abbraccio soccecante, grandiglior tuono silente, il superbo Dio che lo Yeah.